Alla mia sinistra, Francesco, l'uomo più veloce di Budapest a farsi eliminare dal torneo. Quanto sei durato? Quanto è durata la tua esperienza? 42 minuti. Alla mia destra, il postino. Questo è il postino di Nick, naturalmente. Al secolo fai? Il postino. No, vogliamo sapere anche il nome e il cognome. Pasquale Liguori. Pasquale Liguori, dalla provincia di Napoli. Francesco? Palermo. Di Nick? Un baccalaro. Ma un baccalaro cosa vuol dire? Quando una persona è buona in Sicilia. Ah, si dice? Come un baccalà, come il pesce, insomma. Come il pesce, benissimo. Cos'è successo, baccalaro? C'è stato un race di 600. Ho collato con 8-9. A flop 9-6-5. Betta 600, call, turn 10, bet 600, call, river 7, ho scala con l'8, lui punta 2000, raise 4000, re-raise 8000, all in, call, jack out. Io ancora vedo che c'hai qua che sta facendo come il baccalà, sta nuotando su e giù. Sta nuotando ancora. Tutto mi aspettavo, tranne questo. E sei stato eliminato da un giocatore ungherese, ma i giocatori ungheresi sono molto aggressivi però. Hanno il race facile. Questo tipo però non aveva giocato nemmeno una mano. Ah, non aveva giocato nemmeno una mano. Aspettava me. Sì, ecco, aspettava te. hai avuto questa fortuna. 42 minuti di avventura di Budapest, però che opinione ti sei fatto di questa tappa del nostro PPT? No, uno si diverte. Ti sei divertito? Anche a Kranjska, sì. Ah, perfetto. Tu eri anche a Kranjska. E anche lì eri durato un po' di più, però di 40. 17esimo. 17esimo. Quindi lì hai fatto un ottimo risultato. Sei andato a premio anche. Sì. Quanto avevi vinto a Kranjska? 3.000. Qualche cosa, insomma, ti stai anche un po' viaggiando il mondo, sei giovane, hai 26 anni, 22, ah, piccolino. E quando compi 23 anni? Prossimo anno. Ah, quindi sei diventato tu il più piccolino, perché adesso ti spiego che noi abbiamo un grande giocatore di Palermo che è Riccardo Napolitano. Sì. E Riccardo Napolitano che ha fatto tutte le nostre tappe dal vivo e che arrivò quarto assoluto nella nostra crociera, quella che sì, facevamo nel dicembre del 2000, del 2009. Ma a dispetto di risultati molto importanti è un ragazzo veramente giovane, però lui compie 23 anni in luglio, quindi tu con 22 sei ancora più giovane. Tu postino invece quanti anni hai? 37, quindi sei già un vecchietto, insomma, per questo. C'hai i capelli bianchi per questo mestiere. Ieri sei stato a lungo tra i primi, in una posizione assolutamente tranquilla, ti potevi barcamenare magari, esatto, e traghettarti a venire. Che è successo invece? Allora, la prima manche che ho perso è quella là che è stata con lui era piccolo di fish, ha fatto all-in con 2-4. Io che già ero nel tavolo il più grande come fish, ho 2K collo. Ah certo, inevitabile. Al flop esce il 4, basta e vince la prima mano. Quindi pensate che, scusate un piccolo inciso statistico, un KK ha circa l'80% di probabilità di vincere su un 4-4, quindi eri largamente favorito in questa prima manche. Poi cos'è successo? Mi sono rifatto in un giro di mezz'ora le fish che avevo perso, in poche parole sono risalito a quelle fish che io avevo perso anche qualcosa in più, mi dà di nuovo 2KK. Fa
faccio un raise di 3.000, vengono 4 giocatori a giocare, al flop esce Q6 e 2 carte giocabili tranquille. Sì. Check, parlo io un raise di 3.000, l'ungherese, ma non so il nome, che era il chip leader, fa un re-raise di 9.000, io convinto di essere il migliore faccio all-in, anzi no, faccio un re-raise di 15.000, lui mi manda all-in, io collo e ha il 2-6 in mano, fa il twist già al flop e finisce lì. Quindi per la seconda volta il tuo KK viene col suo 80% di possibilità. Me li scoppiano. Da dove le mettiamo queste percentuali a poker? No, a poker non è che poi servono tanto. Certo. Un conto è l'analisi matematica e un conto poi quello che avviene in concreto, altrimenti sarebbe un gioco completamente diverso. Postino, io credo che tu per un po' però ti abbia rugato sto doppio K, insomma, due volte di seguito, no? Secondo me... un po' di acidità di stomaco te l'ho dato, però sì, adesso ti vedo di buon umore comunque. Di buon umore, però io se vincevo la prima manche, che il ragazzo che aveva poche fish, noi sul tavolo eravamo rimasti, eravamo in 9, eravamo in 7 poi dopo, se usciva lui si faceva in 6... Quindi io penso che se riuscivo a vincere la prima ci dividevano come posti, sì, perché in sé erano pochi. Sì, può certo darsi che dopo potevo perdere diversamente, però può anche vincere diversamente. Vabbè, quindi Postino, molti rimpianti, però ti sei divertito. Sì, sì, quindi alla fine... anche in Slovenia mi sono divertito, ecco, tanto. Quindi poi alla fine l'importante è quello. Oh.